Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione forma un profilo professionale specifico per educatore professionale socio-pedagogico, previsto come figura professionale dalla normativa attuale, che può operare nei contesti educativi e nei contesti di accoglienza di minori o anche nei servizi alla persona, e anche per quanto riguarda il profilo professionale di educatore per l'infanzia. Il percorso di studi prevede l'approfondimento di tematiche riguardanti la pedagogia, la psicologia e altre materie specifiche per quanto riguarda appunto le scienze dell'educazione, compreso la pedagogia speciale, la didattica dell'inclusione e anche le tecnologie per l'inclusione. All'interno del percorso degli studi sono previsti due cicli di tirocinio che possono essere svolti in contesti specifici educativi, presso enti convenzionati con l'università o anche all'interno dell'università stessa. Noi qui ci troviamo, è una ludoteca utilizzata dai bambini e figli dei corsisti del corso di specializzazione per il sostegno. Oltre questo spazio abbiamo anche un altro spazio, il laboratorio Laredi, dove è attivo il progetto CASPI, che ospita ragazzi con disabilità che sono inseriti in una carriera speciale per l'inclusione, e in questo contesto anche i nostri studenti possono svolgere il tirocinio. L'attenzione appunto è rivolta a tutti e a ciascuno nell'ottica dell'inclusione, e questo è il nostro corso di studi. Ciao, sono Michela, frequento il terzo anno di Scienze dell'Educazione e della Formazione. Il mio percorso universitario è iniziato in un momento difficile, ovvero quello della pandemia, ma nonostante ciò non è mai mancato il sostegno e soprattutto l'aiuto da parte dei docenti e del personale della segreteria. Ad oggi finalmente siamo tornati con quella che è la didattica in presenza, e grazie a questo ho potuto vivere appieno quello che è il percorso universitario e intraprendere anche quello che è comunque il percorso della rappresentanza, per essere d'aiuto anche a nuovi studenti. Scegliete Unicas e Scienze dell'Educazione.